tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi torno con la mia rubrica che amo alla follia, ovvero libri che vi consiglio. Questa volta vi consiglierò 4 libri, sono solo 4 perché mi dovete dare il tempo di leggerli. No, ho letto più cose, però questi sono gli unici 4 che davvero vorrei rileggere successivamente, quindi penso che siano più che consigliabili. Allora, vi devo già dire che 2 libri non posso farvi vedere materialmente perché uno non so dov'è. Si è perso per la casa, sì. L'altro invece l'ho letto come fanfiction su Wattpad, quindi non ho proprio la copia, però esiste come libro. E iniziamo proprio da questo, che è After. Allora, After è un libro che consiglio dai 14 in su, perché è un libro che è adatto alle ragazzine, però non a quelle troppo piccole. Capito? Perché comunque ha delle scene di sesso descritte abbastanza bene, quindi non so, poi dipende dalla vostra maturità e quello che vi leggete di solito. Però io non l'avrei mai letto a 11-12 anni. Comunque, e è un libro che sembra banale e scontato appunto per teenagers, invece non lo è secondo me, perché ogni volta che si sta per andare nella banalità, l'autrice, che si chiama Anna mi pare, rivoluziona tutto, aggiunge un particolare, una situazione, quindi è molto dinamico ed è scritto bene proprio per questo, perché nonostante sia una fanfiction, infatti nasce come fanfiction, non risulta affatto banale e ti prende continuamente. Lei ha scritto 3 libri, io sto al terzo, a metà più o meno, e davvero mi piace. Io sono una di quelle persone che se non viene attratto dal libro non lo leggerà mai, quindi io ho letto il primo capitolo, mi è piaciuto tanto, sono andata avanti e in effetti ne vale la pena. Comunque la storia è semplice, quella di base, diciamo, questa ragazza, questo ragazzo, Tessa e Andris mi pare, perché su Wattpad lo sto leggendo si chiama Harry, però so che nel libro non si chiama così, quindi perdonatemi se non sarà bene il nome. Comunque, questi due ragazzi, lei è tutta perfettina, precisa, studiosa, lui il solito lo scavezzacollo, le solite cose, no? Che si conoscono, e poi ci sta questa relazione, però relazione non in senso amoroso, relazione proprio in senso generale, quindi qualsiasi rapporto vanno a creare porta ad una conclusione diversa, sempre nuova, ed è bello proprio per questo, come lei cambi per lui e lui per lei, ed è figo, a me è piaciuto. Naturalmente non è una lettura impegnata, vuole sempre comunque sia pensarlo, però non è male. Quindi, il secondo libro che vi consiglio è I droni del giorno Werther di Goethe, sperando che si pronunci così, viva il tedesco. Allora, questo è un libro del 1800, comunque è un libro basato su questo personaggio che è Werther, che è un giovane che si innamora di una ragazza follemente, soltanto che lei naturalmente è abbinata ad un altro uomo, e si vede come Werther reagisce a questa situazione, e lui lo descrive, ovvero Goethe, lo descrive con attraverso delle lettere, quindi questo è un romanzo epistolare dove c'è soltanto le lettere di Werther, non c'è una risposta di questo amico ipotetico a cui scrive, e Werther è un ragazzo comunque sia in contrasto con la società in cui vive, una società che è arida di sentimenti mentre lui è un fuoco di passione e di comunque sia non riesce ad integrarsi in questa società, e diciamo che la società è rappresentata dal compagno, tra virgolette, lo sposo futuro della ragazza di cui lui è innamorato, ed è veramente un bel libro perché ti prende, ti trasporta, è molto semplice la lettura, sebbene sia del 1800, questo perché comunque è una traduzione. Si legge davvero benissimo, è un libro che consiglio a tutti perché a qualunque età voi lo leggiate capirete degli aspetti diversi, quindi è un libro davvero consigliatissimo nella portata di tutti, secondo me. Ha una storia comunque sia molto intensa, dovete comunque pensare che siamo nel 1800, quindi non vi aspettate cose strane. È molto sull'idea dell'amore che sull'amore pratico, quindi bellissimo libro, questa è dell'edizione, quella là a 99 centesimi, perché secondo me far pagare i libri poco è un dovere, proprio perché devono essere alla portata di tutti, e quindi straconsigliato. Il terzo libro che vi consiglio è Uno, Nessuno e 100.000 di Pirandello. Il libro che non trovo, sì, è questo. E io avevo l'edizione quella economica, che costava tipo 3 euro, comunque la trovate in libreria,
Allora, il romanzo è del 1900, ma più che una storia è un pensiero. Nel senso che la storia di fondo non è così importante, a mio parere. Non dovete seguire tanto la storia quanto i ragionamenti che Pirandello fa. Infatti, in questo libro viene esposta, diciamo, la sua teoria delle maschere. Ogni uomo, in base a chi si trova davanti, cambia. Quindi il personaggio riflette sul fatto che lui non si conosce, poiché ogni persona che entra in contatto con lui conosce una parte di sé diversa, ma lui stesso non riesce a conoscere queste parti perché non è veramente lui. È un po' un ragionamento complicato, spero che voi l'abbiate capito attraverso le mie parole, che non sono niente di che tra l'altro, però è davvero bello perché vi fa riflettere su tanti aspetti della vita che in effetti sono così, li descrive davvero bene. Se ci pensate, tutti noi ci comportiamo in maniera diversa rispetto alle persone con cui stiamo, e forse questo non so, non è sbagliato o giusto. Pirandello non dà una sua opinione della cosa, semplicemente è così e non può non essere così. Comunque io vi consiglio tantissimo questo libro a persone che hanno superato i 16 anni o che comunque conoscono il pensiero pirandelliano, almeno un accenno, perché sennò non lo capite, più che altro non lo apprezzate nella sua totalità. Quindi ve lo consiglio se vi piacciono i libri del 1900, se vi piace Pirandello in generale, è davvero un bel libro. Adesso passiamo al quarto ed ultimo libro, che è tra l'altro forse il mio libro preferito in assoluto, ed è Anna Karenina. Anzi no, in assoluto no, perché c'è Mille splendidi soli, comunque stanno lì. Allora, Anna Karenina, libro del 1800, Tolstoi, quindi siamo in Russia. Allora, è un bel mattone. Questa edizione ha 690 pagine, io so che è tanto, soprattutto per chi magari non ha mai letto Tolstoi, oppure a chi non piace il genere, però è bellissimo. Allora, ci sono dei pro e dei contro naturalmente. Il pro è che è una storia che vi coinvolge dal primo all'ultimo capitolo. Anna Karenina è la protagonista, ma secondo me non è proprio il personaggio principale, perché ci sono diversi personaggi che interagiscono con lei e grazie a lei hanno una storia, hanno un futuro. Quindi secondo me Anna Karenina è più il centro da cui partire per far sì che tutti gli altri personaggi abbiano una propria storia e identità. Grazie a lei ci sono persone che si mettono insieme, sono amori che finiscono, felicità, tristezza, è tutto grazie a questa donna. Questa donna che si trova da sola nella aristocrazia russa, è una donna stanca della sua vita, non gli piace questo sfarzo, questo lusso, e vuole scappare da tutto ciò. E incontra questo giovane Vronsky, che in realtà è promesso a Kitty, che è un'altra ragazza, che poi avrà un'altra storia. È davvero complicato da analizzare. Comunque si gioca tutto sul fatto che Anna è sposata, ma inizia una relazione con questo Vronsky e tutto ciò che ne consegue, proprio perché essendo nel 1800, a parte che non esiste, sì esiste dal divorzio, però è complicato, dovete leggerlo e non sto qui a spiegarvi la storia perché ci perderei tutto il libro e non è cosa, perché ogni avvenimento richiama un altro. È un libro particolare, interessante. L'unica pecca che gli ho trovato, perdonami Tolstoi, è quando descrive l'agricoltura russa. C'è un pezzo in cui vi è tutta la descrizione di come si coltivano gli alimenti in Russia, i vari modi, e là è un po' pesantino, è un capitolo che non passa mai, insomma. Sono messo un pochino a leggerlo, comunque un mesetto e mezzo, perché è grande e va apprezzato, non può essere letto di fretta perché sennò non ci capite niente. È bello, è un romanzo, quindi è una storia, io lo consiglio a chiunque perché sebbene sia grande, non è particolarmente difficile o complicato, non ha situazioni che non possono essere capite così. Quindi, se volete, leggetelo. Bene ragazzi, questo è tutto. Questi sono i miei 4 libri preferiti. Ditemi se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, se li avete letti, se li leggerete. Scrivetemi tutto qui sotto. Ditemi se vi va qualche altra recensione. Io comunque vi mando un grandissimo bacione. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!